33 anni fa io ebbi questa combinazione di incontrare per caso Peppe Donatiello. Io uscivo dalla banca di Santo Spirito a fianco della chiesa di San Bartolomeo, ci incontrammo e che fai, che non fai, e ci andammo a pigliare il caffè insieme. E lui mi disse: sai, sono impegnato perché adesso sono le feste natalizie, devo dire cosa devo fare per la mia associazione. Cioè, si accese la lampadina, a me che tenevamo già l'orchestra, noi giovanile, diplomati eccetera, e disse: vogliamo fare il concerto di Capodanno. E così nacque questa idea di fare il concerto di Capodanno. Lui, lo ringrazio ancora dove sta, ci diede sempre il primo mattone sul quale costruire poi lo spettacolo e tutto il resto appresso. 33 anni sono 33 anni, portare avanti una cosa di questo tipo non è stato facile, la collaborazione da parte degli enti non c'è stata all'altezza della situazione, qualche volta sì, qualche volta no, grandi sacrifici, eppure abbiamo portato in questa città sempre una ciliegina, ogni concerto di Capodanno, un importante personaggio della musica, del cinema e tutti i resti appresso. Ci saremmo aspettati un'accoglienza migliore. Dobbiamo anche dire che questo concerto crea anche indotto, perché in tanti vengono a Benevento per poter vedere non soltanto i cittadini beneventani, ma in tanti vengono a Benevento magari per trascorrere il fine anno con un pacchetto turistico e approdare poi in platea per seguire questo concerto. Guarda, noi abbiamo avuto degli appuntamenti con degli amici, bene, per tutti questi anni, venivano tutti gli anni. Qui voglio dare un ringraziamento a tutti i miei amici che mi hanno sostenuto economicamente per poter effettuare questo concerto di Capodanno. Le istituzioni, come ho detto, erano quasi assente. E questi amici ogni anno, per 29 anni effettivi, mi hanno dato una collaborazione economica. Molti non volevano essere affissi sul manifesto, perché dice poi si fa a fila e comincia a venire tutti gli altri. È una situazione tra noi e te e sta bene così, quindi sono anche orgoglioso di e li ringrazio di questo loro affetto. Per chiudere, Giuseppe De Marco ci sarà sempre a sostenere questo progetto? Io penso che di chiuderlo quest'anno. 30 anni sono 30 anni, l'età ce l'ho e non vedo intorno a me che è cambiata qualche cosa, un'atmosfera di accoglienza maggiore. Però Leonardo, tu lo sai come è fatto, è un mio figlio adottivo, guai chi me lo tocca, fino a quando avrò gli occhi aperti io sarò con lui.